Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Gentili telespettatori di Sud TV, benvenuti al consueto appuntamento con Fatti e Dintorni. Abbiamo il piacere di avere con noi l'assessore ai lavori pubblici, delegato allo sport del comune di Battipaglia, Pietro Cerullo. Buonasera, buonasera a te, buon Antonio, buonasera a tutti. Allora, assessore, è clima estivo, clima che permette di svolgere tanti lavori. Parliamo subito di questo screzio che c'è tra comune e Battipagliese Calcio. Ci sono state delle lettere, degli ammiccamenti da parte della società del Battipagliese. Il Sant'Anna, a che punto è, assessore? Ma diciamo che screzzi relativamente. È stata fatta una richiesta di disponibilità del Sant'Anna, ma dove appunto come ente non potevamo dare nessuna adesione, visto che lo stesso Sant'Anna era oggetto di convenzione ad un privato. Che fino allo scorso anno, o meglio fino a qualche settimana fa, era il direttore sportivo della stessa Battipagliese, quindi diciamo che non era in possesso, diciamo, come disponibilità dello stesso ente, quindi era più facile chiederlo a chi ne gestiva fino a stamattina, perché è arrivata stamattina una PEC, non ho avuto ancora modo di visionarla, dove c'era la rinuncia alla convenzione. Ovviamente non è stato ancora fatto il sopralluogo per la riconsegna del bene, ma fino a stamattina c'era e c'è ancora tuttora una convenzione in atto. Quindi diciamo che la Battipagliese avrebbe fatto meglio a chiedere a chi gestiva il Sant'Anna e chi ha permesso lo scorso anno lo svolgimento dell'attività, tra le altre cose, perché fino a prova contraria la stessa Battipagliese lo scorso anno, parliamo del settore giovanile, ha utilizzato il Sant'Anna per le proprie attività. Qui vediamo nelle immagini lo stadio. Sì. In questione, anche se ovviamente, quali sono, assessore, i lavori che bisogna fare con urgenza? Ma il problema sul Sant'Anna è questo. Io ho avuto modo di parlare con qualcuno appunto che dovrebbe qualche rappresentante di quella che è appunto la Battipagliese. Nel loro progetto c'è quello di andare a riqualificare il Sant'Anna e poter, oltre a sviluppare il settore giovanile, un giorno poter riportare la Battipagliese a giocare sul Sant'Anna, cosa che, ahimè, purtroppo, secondo il mio punto di vista, sarà un pochino difficile, visto che per quanto riguarda le normative attuali ci sono delle restrizioni troppo grandi per poter far appunto avere l'accesso al pubblico in maniera normale. Quindi credo ci siano o ci possano essere delle difficoltà, però fermo restando che ben venga qualsiasi progetto o proposta di poter ripristinare o riattare quello che è il Sant'Anna, ci mancherebbe altro. Da uno stadio all'altro, il Passano. Dal febbraio-marzo, diciamo, ci sono stati dei problemi, la Battipagliese ha dovuto giocare fuori casa, anche qui ci sono state delle rimostranze da parte della dirigenza, la Battipagliese ha rischiato di non riuscire ad agguantare quella salvezza che poi è arrivata nelle ultime giornate, qualcuno dava la colpa al fatto di aver giocato fuori casa, insomma, i lavori come stanno andando, il Passano può ritornare alla Battipagliese? Ma
al momento sul Pastena stiamo effettuando quelle che sono le verifiche strutturali che ci hanno imposto la Commissione di Vigilanza. Nel momento in cui abbiamo convocato, e quindi penso che sia inutile ritornare indietro sulla vicenda Pastena, quello che ci ha portato a poter fare questo tipo di verifiche, perché risultava un certificato di agibilità scaduto dal 2010 e mai rinnovato. Quindi ad oggi diciamo che stiamo ripartendo da capo per quello che è l'agibilità dello stadio Pastena, per poter permettere l'ingresso allo stadio. Quindi la Commissione ci ha richiesto, per ottenere l'agibilità, delle verifiche tecniche che stiamo facendo in questi giorni. Eravamo convinti di poter avere, diciamo, tempi inferiori rispetto a quelli che ci stanno occorrendo, ma che purtroppo ci sono delle procedure tecniche da dover aspettare per svolgere questo tipo di prove. Non ultimo, sembrerà strano o assurdo, i tecnici che stanno lavorando sul Pastena, quando hanno fatto richiesta dei calcoli strutturali dello stadio, che erano depositati al Genio Civile, erano depositati in una zona del Genio Civile inagibile. Quindi anche lì abbiamo perso del tempo, perché ci sono delle prescrizioni particolari per poter accedere in questi locali. Sembrerà un paradosso, però purtroppo è quello che sta succedendo, a prescindere da quella che è stata appunto una settimana di tempo perso per riprendere i calcoli depositati dal Genio Civile. Stanno lavorando, stanno facendo le prove di carotaggio, nei prossimi giorni ci saranno le prove di carico, quindi oltre, credo settimana prossima, dovrebbe iniziare anche i lavori per il rifacimento della facciata per le zone dove sono sprovviste di calcinacci, dove c'è stata caduta di calcinacci, la messa in sicurezza di alcuni pilastri, quindi diciamo che a giorni dovrebbero riprendere anche questo tipo di attività. Assessore, quindi possiamo rassicurare non solo la Battipagliese ma anche le altre squadre che si allenano al Pastena, i tempi sono brevi, quindi anche per la preparazione è possibile poi ritornare in questo stadio? Ma normalmente le attività agonistiche, per quanto riguarda le attività appunto, non credo che prima di Ferragosto riprendano, per quella data sicuramente. È ovvio che ci auguriamo di chiudere i lavori e di avere l'agibilità dello stadio, se non questo fine mese, massimo nella metà del mese di luglio. Con questo volevo appunto ringraziare e scusarci con le varie associazioni che svolgono attività sul Pastena, quali l'Aurora, la squadra di pallavolo, i ragazzi del calcio, la pugilistica, che effettivamente stanno avendo dei problemi per la chiusura dello stadio. Non ultimo, c'è un ragazzo appunto che parteciperà, un ragazzo di Battipaglia che parteciperà alle Olimpiadi, che ahimè sta avendo difficoltà per gli allenamenti. Sì, è ovvio, i ragazzi dell'Aurora dall'altra parte, che ho già menzionato anche loro, perché stanno avendo difficoltà ad allenarsi fuori dalla sede naturale. Quindi diciamo che i lavori si spera che verranno ultimati, insomma, per inizio agosto, metà ferragosto. Sì, no, sicuramente noi contiamo appunto di ultimarli in modo tale che possano riprendere tranquillamente le attività, e che noi purtroppo, quando dobbiamo programmare qualche cosa, qualche lavoro, il primo problema è quello di poter reperire i fondi. Poi dopo dobbiamo svolgere la regolare procedura per gli affidamenti e per altro. Il problema fondamentale nostro oggi è sempre quello di poter reperire la copertura per poter effettuare questi tipi di lavori. Assessore, spostiamoci un po', spostiamoci al Pala Puglisi. Anche qui
C'è un'ordinanza sindacale per tenerlo aperto, qual è la situazione? Sì, lo stesso problema che abbiamo su tutte le strutture presenti sul territorio comunale. I certificati antincendi sono scaduti, tutti, quindi è inutile nasconderci. Ci sono attività sportive che continuiamo e riusciamo, diciamo che ormai siamo alla fine del periodo delle attività agonistiche, stiamo svolgendo, o le varie società stanno svolgendo con delle ordinanze della sindaca, perché su tutte le attività ci sono appunto quelli che sono i certificati antincendi scaduti, cosa che ovviamente stiamo provvedendo a rinnovare. È ovvio che, vista la particolarità delle strutture, c'è bisogno di un po' di tempo in più rispetto a quelli che sono gli ordinari, anche perché c'è l'accesso del pubblico, ci sono tutta una serie di lavori, di accorgimenti che bisogna fare ed effettuare per poterli rendere usufruibili e accessibili al pubblico. Insomma, c'è un impegno comunque concreto da parte dell'amministrazione della sindaca francese, che appunto con un'ordinanza permette di svolgere queste attività, e questo è comunque un qualcosa di molto positivo. Ma diciamo che queste cose passano sempre un attimino inosservate, ma la stessa Battipagliese nelle ultime partite, quando c'era una difficoltà a poter reperire un campo per svolgere le ultime gare, quando c'era la concomitanza con le altre gare, e quindi ha effettuato un paio di partite lì a Sant'Anna, comunque c'è stato bisogno appunto dell'ordinanza della sindaca per far disputare la partita, anche se si è disputata a porte chiuse, anche lì c'è stato bisogno dell'ordinanza. Lo stesso per quanto riguarda le gare effettuate nel Palapuglisi, la stessa cosa, c'è l'ordinanza per poter completare le gare e quindi cercare, cioè, finire l'anno agonistico, sperando sicuramente. Un problema che non avremo il prossimo anno su queste strutture, visto che comunque stiamo rinnovando tutti i certificati antincendio. Assessore, chiudiamo questa parte sportiva, diciamo, tra virgolette, del programma Fatti e Dintorni. Lei è anche un tifoso della, certo, Battipagliese. La speranza qual è? Questa squadra può ambire a fare una formazione competitiva e quindi arrivare in Serie D, secondo lei? Ma io ovviamente da tifoso me lo auguro. Gli addetti ai lavori, e quindi quelli che sono un attimino più vicini, sanno che dalla mia parte avranno sempre un appoggio per quello che sono le mie possibilità, per qualsiasi cosa. Mi auguro, è ovvio, che Battipaglia possa ritornare perlomeno a calcare i campi come minimo della Serie D. Io non ultimo, l'ultima volta, come ben sai, ho fatto calcio, ero un dirigente della Battipagliese della Serie D, e effettivamente, seguendo il calcio di Serie D e seguendo il calcio di eccellenza, ahimè, siamo effettivamente penalizzati, perché Battipaglia non può svolgere un campionato di eccellenza, sinceramente. Quindi mi auguro che queste persone che sono interessate quindi a rifare, tra virgolette, a far ripartire la Battipagliese, abbiano le capacità e le competenze per poter fare sempre meglio, e quindi augurargli appunto un campionato vincente in eccellenza e quindi successivo di Serie D. Cosa che poi anche un appello all'imprenditore, perché appunto comunque il presidente sta facendo comunque tanto. Allora, io ho sempre detto, lo scorso anno ero da poco, ero stato nominato assessore e fui invitato alla presentazione della Battipagliese, e dico la stessa cosa: purtroppo c'è un disinnamoramento, non, sì, c'è l'identità di sentirsi Battipagliese attraverso quello che è la squadra di calcio della Battipagliese, perché se solo fosse vero questa cosa, se ci fosse un attimino più di identità Battipagliese, io credo che l'appello non ci sarebbe nemmeno modo di poterlo fare. Dovrebbero essere gli stessi imprenditori che si dovrebbero avvicinare appunto, ma non solo alla Battipagliese, ma a quello che è lo sport in generale, perché sul territorio ci sono varie e diverse società che portano in alto il nome di Battipaglia e della Battipagliese, e quindi di farli avvicinare a queste realtà, perché io adesso
da assessore sono anche dentro di più a queste problematiche. Vi posso assicurare che affrontano difficoltà quotidiane per poter svolgere attività sportiva che poi non è fine solo all'attività sportiva, ma è un'attività sociale, culturale, è un insieme di cose. E quindi direi appunto di poter di avvicinarsi a queste società, perché effettivamente fanno sacrifici per poter portare avanti queste società. E quindi è ovvio che l'appello a chi effettivamente può aiutare e dare una mano è ovvio che ci sia da questo punto di vista. Quindi comunque facciamo i migliori in bocca al lupo alla formazione, al Presidente Pumpo, e ci auguriamo che a Battipagliese possa tagliare traguardi prestigiosi. Passiamo adesso ai lavori pubblici. Lavori pubblici, visto che abbiamo Pietro Ciullo che è assessore appunto ai lavori pubblici, via del Centenario, sono stati svolti i lavori, anche via Carbone, via Sant'Anna, insomma una riqualificazione di una zona centrale ed importante di Battipaglia. Siamo riusciti a recuperare delle economie, quindi abbiamo fatto dei lavori, secondo il nostro giudizio, quelli che erano un attimino quelli più urgenti da poter fare. Qualche altra cosa andremo a fare in questi giorni, altri piccoli lavori, ma il problema fondamentale è sempre lo stesso. Non è perché diciamo a nostra discolpa o perché qualcuno si voglia nascondere, che purtroppo per poter fare determinati lavori c'è bisogno della copertura economica, cosa che siamo riusciti a fare appunto approvando un progetto di 1.600.000 euro che ci permetterà di sistemare e riqualificare gran parte di quella che è la viabilità cittadina. Quindi diciamo che entro l'anno di poter chiudere anche con la gara questi lavori, che ci permetterebbero appunto di chiudere gran parte e sistemare gran parte quella che è la viabilità cittadina. Questi interventi che siamo riusciti a fare adesso, te lo ripeto, sono dei lavori che siamo riusciti con dei risparmi, con piccole economie, e siamo riusciti a svolgere. Diciamo che gran parte dovremmo farla con il progetto del 1.600.000 che abbiamo recuperato. Ci sono settimana prossima probabilmente inizieranno quindi questi altri lavori via Leopardi, Piazza Petrone, ci spiega un po' la situazione? Sì, no, diciamo che sono lavori ordinari, nel senso che siamo riusciti a recuperare piccole somme, e quindi faremo altre 3-4 strade, tra cui via Leopardi, la famosissima via Leopardi, ma purtroppo non riusciremo nemmeno a farla tutta, ma almeno un tratto, il tratto quello che ho messo male. Quindi si parla di asfalto, giusto? Sì, stiamo parlando sempre di rifacimento dell'asfalto, ma purtroppo quando poi scendi per strada e vai a controllare i lavori, la gente dice: ma come, perché via Leopardi sì, via Carducci no, via... che purtroppo noi vorremmo fare tutte le strade, ma... dobbiamo, la coperta sempre, è corta, diciamo. Infatti, dobbiamo sempre fare i conti con quelle che sono poi le disponibilità. Passiamo ad un argomento molto importante e sentito dai battipagliesi: le scuole. Sì. In questo periodo, anche qui, l'amministrazione programma e prima dell'apertura a settembre dell'anno scolastico siete pronti a svolgere anche qui lavori importanti di riqualificazione nelle scuole. Si spiega un po' su quali scuole interverrete? Diciamo che ci sono diversi lavori che qualcuno che ci stiamo un attimino portando dal periodo scolastico, altri interventi già programmati di ordinaria manutenzione. Diciamo quelli un po' più grandi sono il rifacimento dei bagni della scuola Gatto, altri lavori per quanto riguarda le scuole di via Ravenna, via Lazio, sempre sui solai per infiltrazione. Diciamo che per lo più sono lavori ordinari, di manutenzione ordinaria, che andiamo a fare, che purtroppo gli altri anni non sono stati fatti, quindi oggi che diventano quasi lavori straordinari, perché trascurando quello che è l'ordinarietà, con il tempo, con la trascuratezza, purtroppo poi diventano dei lavori straordinari, e quindi hanno bisogno di un impegno di spesa
maggiore rispetto a quello che fosse stato, se fossero stati utilizzati prima, fossero stati fatti prima, non avremmo dovuto fare adesso, nel senso che con l'ordinarietà non diventavano lavori Straordinario. straordinari. Ci sono tutta una serie di interventi da fare tra la scuola da Versana, la scuola Penna, sono diverse le scuole che hanno bisogno di lavori di manutenzione che, ti ripeto, in questo momento stanno quasi diventando lavoro straordinario, ma che normalmente un'amministrazione fa e dovrebbe fare ogni fine anno, e quindi sarebbero diventati lavori ordinari di sistemazione, oltre a quello che appunto sarà la pitturazione, che è quello appunto quello dicevo, il lavoro ordinario. Però in questo caso ci sono dei lavori un attimino poco più impegnativi e più particolari da fare su diverse scuole. Assessore, ultima domanda. Approvato il bilancio, piano triennale della Repubblica, quali sono le priorità dell'amministrazione? Ma ovviamente la priorità dell'amministrazione è quella di poter chiudere questo mandato a prescindere da quello che è il piano delle opere pubbliche, questo mandato con l'approvazione del PUC. È ovvio che è quello che noi contiamo e questa amministrazione conta di fare, oltre a quelli appunto che, come precedentemente detto, i lavori di manutenzione, di sistemazione di diverse strade, tra cui Viale della Libertà, perché tutti sappiamo le condizioni in cui si trova, c'è il tratto della Statale 18, lo stesso che è in grosse difficoltà, e che appunto stiamo cercando di, oltre a questo progetto del 1.600.000, stiamo cercando di recuperare altre somme per poter sistemare quanto più è possibile la viabilità cittadina, perché effettivamente, come ti dicevo prima, non avendo avuto nel tempo manutenzione ordinaria, oggi quando vai ad intervenire ti diventa tutta manutenzione straordinaria. Manutenzione straordinaria, c'è bisogno di più soldi, cosa che in questo momento purtroppo non riusciamo ad avere, non abbiamo, visto che comunque quella che è la situazione attuale dei nostri conti. Quindi un'amministrazione che è consapevole che bisogna intervenire e lo sta facendo Certo, attivamente. sicuramente siamo consapevoli di intervenire dove quelli che sono appunto le cose da fare, da sistemare. Che, come ti dicevo prima, quando programmi qualcosa, mentre stai programmando qualche tipo di lavoro, ti cade addosso tipo la tegola della chiusura del passera, che poi hai l'esigenza di andare a recuperare delle cifre che tu non avevi previsto, e quindi praticamente devi recuperare la cifra per risistemare quello che è il passera. Nel frattempo ti viene meno quello che è la parte economica della programmazione che stavi effettuando. Come dicevi prima, è un po' come il fatto della coperta, diventa sempre un poco corta in questo caso. Allora, noi ringraziamo per la presenza l'assessore ai lavori pubblici e allo sport Pietro Cerullo, grazie. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità, e sono a disposizione per qualsiasi altro incontro. Grazie Grazie. mille assessore, noi ringraziamo tutti voi telespettatori, al prossimo appuntamento di Fatti e Dintorni. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.